A Ganzirri, nel messinese, Giusi e Antonella sono conosciute come le sorelle pescatrici. Entrambe sono laureate, ma l'amore per il mare è stato più forte di tutto. L'inviata Felicita Pistilli. I gesti li hanno imparati dal nonno, le loro favole da bambine erano i suoi racconti che parlavano di mare. Così Antonella e Giusi, dopo essersi laureate, hanno deciso di prendere la sua licenza di pescatore, una scelta di cuore che ha cambiato le loro vite. Nei borghi siciliani spesso c'è lo spopolamento proprio perché i ragazzi studiano e poi vanno fuori. Noi abbiamo visto, insomma, la possibilità di fare carriera e di mettere a frutto anche i nostri studi, però qui. A Ganzirri, Messina, le conoscono tutti come le sorelle pescatrici. Specialmente nel periodo invernale è più faticoso perché si deve andare di notte, quindi fa freddo. Le difficoltà non mancano. Quando Giusi è rimasta incinta, nessuno sapeva dirle se le spettasse o meno la maternità. Era un mestiere declinato solo al maschile, che oggi loro provano a trasformare anche in un'occasione di sviluppo per il piccolo borgo, portando qui turisti e raccontando la vita dei pescatori che lo abitavano e che oggi sono sempre meno. Il borgo tendeva a snaturarsi. Se lo rivalutiamo e lo riappreziamo e lo viviamo come veniva vissuto una volta, dà valenza anche alla nostra zona. Siamo innamorate del nostro territorio. Dicono, il prossimo passo sarà dedicarsi alla pesca del pesce spada con le feluche, imbarcazioni antiche che esistono solo qui nello stretto di Messina. Seguono gli altri pescatori per imparare perché questa tradizione non deve finire.